Chi va piano va sano e va lontano. E questo il bradipo lo ha capito molto bene. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro Nicoletti, biologo marino e fondatore dell'associazione ecologista Keep the Planet. E oggi continuiamo la nostra rassegna di animali un po' bizzarri. Dopo ornitorinco e koala, non potevamo non parlare del bradipo. Il bradipo è il nome comune con cui indichiamo un gruppo di mammiferi terrestri appartenenti al superordine degli Xenarthra, diffusi nelle regioni del centro e del Sud America. Sono state individuate 6 specie diverse, divise in 2 grandi categorie, la prima quella dei bradipi tridattili e la seconda quella dei bradipi didattili. La prima, quella dei bradipi tridattili, è composta da 4 specie, mentre la seconda, quella dei bradipi didattili, da solo 2 specie. Come suggerisce il nome, i bradipi tridattili hanno arti inferiori che terminano con 3 unghioni, mentre i bradipi didattili ne hanno solamente 2. Di tutte e 6 le specie, il bradipo variegatus è quella più abbondante, diffusa in gran parte della foresta amazzonica e non solo. Mentre la specie meno numerosa è quella del bradipo pigmeus, scoperta di recente e confinata all'interno di un isolotto al largo delle coste del Panama. Ma perché il bradipo è considerato un animale, diciamo, bizzarro? Sicuramente la caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri animali è il fatto di essere il mammifero terrestre più lento al mondo, con un record di 200 metri all'ora. Come possiamo ben vedere da questa performance, il bradipo non ama la fretta e si prende la vita con filosofia. Secondo gli esperti, la causa della lentezza del bradipo risiede nel fatto di avere una pessima vista. Ben 6 milioni di anni fa, sono infatti diventati animali praticamente ciechi. Durante il giorno, a causa della luce, praticamente il bradipo non vede nulla. E quando non vedi nulla, piuttosto che muoversi, è meglio rimanere fermi. Il bradipo è così lento che gli crescono addirittura le alghe sulla pelliccia. Praticamente è il cugino di una roccia. Sembra assurdo, ma questa copertura algale ha senso di esistere e svela uno dei misteri più grandi del bradipo. Per decenni, infatti, i ricercatori di tutto il mondo si sono domandati perché il bradipo tridattilo scendesse dagli alberi una volta a settimana per defecare, diventando facile preda di giaguari e tanti altri predatori. I bradipi sono infatti animali che trascorrono la maggior parte del loro tempo a riposo o a mangiare sulle cime degli alberi. Il bradipo tridattilo, tuttavia, scende dal suo albero una volta a settimana per defecare, il che è rischioso, energeticamente costoso e fino ad ora inspiegabile. La storia che andiamo ora a raccontare è riferita esclusivamente ai bradipi tridattili, perché tra i due gruppi è quello che ha una vita più sedentaria e una dieta più limitata. Un team di ricercatori statunitensi nel 2014 ha deciso finalmente di svelare questo arcano, che dal punto di vista individuale non ha senso, perché il bradipo, scendendo sul terreno, diventa una facile preda per i tanti predatori, come giaguari e alligatori. Qualcuno potrebbe pensare che il bradipo è un animale molto educato e che quindi scende dalla cima degli alberi per defecare, per non colpire nessuno sulla testa. Ma la realtà ovviamente è ben diversa. I ricercatori hanno infatti scoperto che il bradipo scende dagli alberi una volta a settimana per sostenere l'incredibile ecosistema di alghe e microrganismi che ospita nella sua pelliccia. La pericolosa discesa dei lentissimi mammiferi dagli alberi per defecare serve a trasportare a terra le falene e a dare loro il sito ideale per deporre le uova, cioè il cumulo di feci che il bradipo rilascia sul terreno. Da qui riparte il ciclo delle falene, che colonizzano la pelliccia del bradipo. Le falene, a loro volta, sono organismi fondamentali per la colonia che vive sulla pelliccia del bradipo, perché aumentano i livelli di azoto, che a sua volta alimenta la crescita delle alghe.
Il team di ricercatori ha scoperto che il bradipo mangia le alghe che alleva, che coltiva sulla sua pelliccia, perché queste alghe ricche di nutrienti vanno ad integrare la sua povera dieta basata su pochissime tipologie di foglie. In natura esistono pochissimi mammiferi erbivori che vivono sugli alberi e ognuno di essi ha necessità di sviluppare particolari tecniche e adattamenti evolutivi per arricchire la dieta, piuttosto povera, basata su foglie povere di principi nutritivi. Il fatto di coltivare alghe sopra la loro testa è solo una delle tante peculiarità di questi animali. I bradipi passano la quasi totalità della loro vita sulle cime degli alberi, sospesi tra i rami. Non scendono neanche per accoppiarsi, partorire e dormire. I loro lunghi artigli assicurano loro una salda presa sulla corteccia. Dormono davvero moltissimo, fino a 20 ore al giorno. Spesso è difficile capire se sono svegli o se stanno semplicemente dormendo, perché comunque anche da svegli rimangono spesso immobili e in perfetto silenzio. Sono animali poco avventurieri, non possiamo certamente definirli degli esploratori. Considerate che il maschio addirittura passa tutta la sua esistenza in un singolo albero, mentre le femmine si muovono leggermente di più. Tuttavia, quando nasce la prole, la femmina abbandona l'albero per lasciarlo ai nuovi arrivati. I bradipi sono certamente degli animali lenti, ma questo non significa che siano anche stupidi. Rispetto agli altri mammiferi, consumano circa il 90% in meno di energia. Ma non solo, i bradipi sono così lenti che i suoi principali predatori, giaguari e aquile, che basano la loro caccia sul movimento della preda, non riescono nemmeno a vederli. Un'altra strategia utilizzata per sfuggire ai predatori è la presenza di una vertebra in più, che permette loro la rotazione della testa di ben 270 gradi, consentendo al bradipo di individuare la presenza di una minaccia rimanendo ovviamente fermo. E non dimentichiamo il fatto che sono anche abili nuotatori. Questi bizzarri animali sono anche il simbolo della foresta amazzonica che sta scomparendo e ovviamente i responsabili siamo sempre solo noi umani, per colpa della deforestazione selvaggia. Le due specie di bradipo didattilo non sono fortunatamente a rischio estinzione, mentre nelle quattro specie di bradipo tridattilo il bradipo pigmeo è considerato a rischio critico, mentre il bradipo dal cappuccio è considerato vulnerabile. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che sia stato di tuo gradimento. Se lo è stato, metti il like, iscriviti al canale e attiva le notifiche dalla campanellina. Per me è molto importante che questo video venga condiviso da quante più persone possibile, perché il bradipo, e non solo, ha bisogno di conservazione e per essere tutelato ha bisogno in primis di essere conosciuto. Se vuoi diventare parte attiva del cambiamento, da oggi puoi farlo. Puoi supportare le azioni di Keep the Planet diventando nostro socio dal link qui in descrizione. In cambio riceverai un ricco database di associazioni che accettano volontari, volontari che sono di fondamentale importanza per la conservazione di specie simbolo, come ovviamente il nostro simpatico bradipo.